Anche quest'anno il Comune di Gravellona aderisce alla campagna Puliamo il Mondo con due appuntamenti, uno dedicato venerdì ai ragazzi delle scuole dell'Istituto Galilei con gli studenti delle classi quinte e poi sabato invece un appuntamento per tutti. Ma sì, noi aderiamo sempre all'iniziativa Puliamo il Mondo e vorremmo iniziare dal nostro pezzettino di mondo che è Gravellona, con le scuole come gli altri anni, che è anche un'occasione proprio per fare cultura con i ragazzi sulla sensibilità ambientale. Invece quest'anno abbiamo voluto aggiungere anche questa iniziativa perché è venuta un po' dai cittadini, abbiamo diverse persone che si sono più volte dimostrate disponibili e allora cogliamo questa occasione per fare questo primo appuntamento in cui cercheremo di fare qualcosa di concreto insieme a loro, andando a pulire qualche spazio che sappiamo essere luogo di abbandono e che quindi ha bisogno di interventi. E poi pensiamo che possa diventare la prima occasione in cui strutturare poi un'attività che può ripetersi nel tempo in modo da contrastare la tendenza di quelli che invece una sensibilità non ce l'hanno e si divertono a lasciare in giro roba ovunque. Quindi è una buona occasione. Magari creando anche un albo dei volontari per regolamentare un po' questa attività. Esatto. Vediamo un po' quanta gente risponde all'appello, quindi cerchiamo poi di capire come può essere più utile e così anche poi come andrà anche messo al sicuro dal punto di vista giuridico e assicurativo, ma quello che conta di più è trovare la disponibilità delle persone e sappiamo che ce ne sono moltissime disponibili, l'importante è trovare il modo di organizzarle e quindi possono mettersi in campo. Appuntamento alle 10 all'Isolone di sabato mattina. Esatto, alle 10 all'Isolone e da lì partiamo e puliamo il mondo.